Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento della domenica sera con Ecol, in studio ospiti per commentare questa giornata calcistica delle formazioni abruzzesi, partendo dal campionato di Serie C2 scendendo fino alla terza categoria. Vado a presentarvi subito i graditi ospiti di questa puntata in rappresentanza del San Salvo, formazione che milita nel girone B di promozione. Abbiamo con noi Antonio Falcucci. Buonasera. Che è il dirigente accompagnatore di questa squadra e il presidente Jaber Hussein. Salutiamo anche Daniele Fani, che per motivi di salute stasera non è qui con noi, è febbricitante, contiamo di averlo nelle prossime trasmissioni. Poi torna a trovarci il nostro amico Stefano De Cristofaro, giornalista del quotidiano Il Centro. In scaletta servizi che riguardano Lanciano Catanzaro e San Vito 83 Paglieta, quest'ultima partita di prima categoria, girone B. Iniziamo come sempre con i risultati e la classifica del campionato di serie C2 girone C. Questi sono i risultati della 14ª giornata di andata. Acireale Sant'Anastasia 1-1, Castrovillari Trapani 2-2, Cavese Battipagliese 0-0, Foggia L'Aquila sarà il posticipo serale di domani. Juve Terranova Gela Messina 0-0, Lanciano Catanzaro 2-0, Nardò Giuliano 2-1, Tricase Fasano 1-1 e Turris Chieti 1-1. Vediamo la nuova classifica di questo girone. Al comando il Messina con 32 punti, segue l'Aquila che deve giocare comunque domani a quota 26, il Fasano 25, Foggia 22, Tricase 21, Lanciano 20, Acireali 18, Turris, Castrovillari e Battipagliese 17, Nardò 16, Trapani, Juve Terranova Gela, Chieti e Catanzaro 15 punti, Cavese 14, Giuliano 11 e Sant'Anastasia 10 punti. Adesso, prima di iniziare a parlare ampiamente dell'incontro di questo pomeriggio al Cinque Pini tra Lanciano e Catanzaro, direi di fare la prima brevissima pausa pubblicitaria e andiamo a sentire cosa hanno da dirci i nostri sponsor. Bene, rientriamo in diretta. 0872 44 744, il numero che dopo metteremo anche in sovrimpressione per eventualmente porre delle domande ai nostri ospiti in studio. Iniziamo comunque, già lo abbiamo fatto con i risultati e la classifica, parlando del campionato di serie C2 girone C con Stefano De Cristofaro soprattutto e poi con l'ausilio dei servizi che abbiamo in programma. Parliamo innanzitutto di questa vittoria del Lanciano sul Catanzaro. È il quarto risultato utile consecutivo, terza vittoria in casa dell'era Florimbi, che ha vinto praticamente tutti gli incontri casalinghi da quando è alla guida di questa squadra. C'è stata quindi una inversione di tendenza, il cambio di allenatore non ha fatto altro che giovare alla classifica di questa squadra, che si è portata a ridosso della zona playoff. Visto che oggi non ero presente al Cinque Pini, magari anche per me puoi raccontarci, poi lo vedremo anche con le immagini, questa gara con il Catanzaro. Sì, ovviamente la mia è una disamina soggettiva, quindi potrà anche non trovare d'accordo chi come me ha assistito all'incontro. Comunque credo che su un fatto non ci sia nulla da dire, e penso che gli stessi tifosi, sia pur pochi, del Catanzaro, se interpellati al riguardo, confermerebbero questa valutazione sul fatto, cioè, che il Lanciano abbia meritato i 3 punti finali. Non è stata una gara ricchissima di occasioni da rete, nonostante il 2-0 finale, però indubbiamente il Lanciano è stata l'unica squadra che ha effettivamente provato a vincere, e la cosa che mi ha un po' stupito è l'atteggiamento del Catanzaro, soprattutto dopo il gol del 2-0, perché ha cercato di fare qualcosina, però non è riuscita quasi mai ad impensierire la retroguardia rossonera. Probabilmente, come sottolineava a fine gara lo stesso Florimbi, penso che poi non si sentirà se più o meno ha detto le stesse cose, perché prima ha parlato, diciamo, con noi della carta stampata e poi si è un po' concesso alle TV locali. E, dicevo, lui stesso diceva, probabilmente anche per merito dei miei ragazzi, se il Catanzaro è stato praticamente immobilizzato nei tentativi d'attacco. Però occorre anche dire che la cosa che mi è piaciuta di questa squadra, tu dicevi la cura Florimbi, io penso che al di là del gioco e dei risultati, perché è ovvio che poi comunque... sì, quando c'è il cambio tecnico molto spesso c'è una scossa nell'ambiente, non è detto poi che alla lunga questa possa essere sempre positiva. In questo caso i fatti lo dimostrerebbero invece che effettivamente c'è stata un'inversione di tendenza in positivo. La cosa da sottolineare, semmai, ecco, è una rinnovata mentalità, cioè per quello almeno che è dato di vedere
nelle gare casalinghe, io poi alle gare esterne non ho assistito, e comunque i risultati migliori finora, almeno cifra alla mano, il Lanciano li ha praticamente fatti registrare al 5 Pini, 3 gare vinte su 3 in campionato, come ricordavi giustamente tu, e la vittoria per 3-0 con una squadra di C1 come la Viterbese in Coppa Italia. E tanto, visto che siamo in tema, mercoledì ci sarà un nuovo impegno casalingo di Coppa Italia e si giocherà, la squadra rossonera contenderà la Lodigiani l'accesso ai quarti di finale della Coppa stessa, di questa manifestazione. Va detto anche che, avendo pareggiato 0-0, sarà necessario che una o l'altra vincano, perché in caso di pareggio, a meno che non sia un pareggio per più reti, passerebbe appunto la squadra laziale. Tornando al discorso del campionato, quindi ecco, parlavo della mentalità. In generale, per quello che si è visto in queste partite, è che è una squadra più convinta dei propri mezzi. Mezzi che non erano notevolissimi, nel senso non paragonabili a quelli del Messina, però nemmeno tali da giustificare una classifica che vedeva appunto il Lanciano fino a un mesetto e mezzo fa nella zona cosiddetta play-out. Questa è una squadra, l'ho detto anche la settimana scorsa del resto, alla luce del pareggio di Chieti, è una squadra buona, che ha ampliato il proprio organico e quindi adesso può far meglio fronte a eventuali defezioni che possono essere motivate da infortuni o da squalifiche, e quindi consentono al tecnico e alla società in generale di aggiustare un po' meglio gli uomini a propria disposizione. E lo si vedrà proprio mercoledì, quindi tornando ai discorsi Coppa Italia, perché ci sarà la possibilità di far respirare un po' chi ha tirato la carretta finora. Faccio un esempio, non so, può darsi pure che poi il mister decida di farlo giocare, ma Turone, lo scrivo proprio oggi sul giornale, nei commenti, notavo, è l'unico giocatore che ha giocato tutti i 90 minuti di tutte le partite finora in campionato. E probabilmente gli verrà dato quindi un po' di riposo, cosa che di cui non ha potuto usufruire forse in precedenza, e così come lui altri giocatori, proprio perché non c'erano alternative ai titolari. Adesso questa possibilità c'è e sicuramente se ne gioverà la squadra. E quindi, tornando al discorso che facevo della mentalità, la cosa che ho notato oggi è soprattutto nei minuti iniziali. Come poi si vedrà, il Lanciano ha avuto subito l'occasione, dopo 10 minuti, 12esimo credo fosse, di sbloccare il risultato, avendo usufruito di un calcio di rigore. Ed è ovvio che questa è la più diciamo facile, almeno sulla carta, delle occasioni da gol. Purtroppo c'è stato un... Fermanella ha battuto nella solita maniera, cioè con una gran botta centrale, però stavolta ha colpito la traversa invece che segnare appunto il gol. E quindi, dal punto di vista psicologico, dovendosi anche trovare ad affrontare una squadra, dovendo affrontare una squadra che comunque era una signora squadra come il Catanzaro, poteva costituire un contraccolpo psicologico del quale avrebbe anche potuto pagare le conseguenze appunto la squadra di casa. Ciò non è avvenuto. Adesso dei meriti del Catanzaro, meriti del Lanciano, sicuramente, però non è avvenuto perché la squadra crede in se stessa, quindi invece di smarrirsi ha continuato a fare il suo gioco e alla fine, dopo, anche grazie a un'incertezza difensiva, comunque ha ottenuto il vantaggio. Per cui ecco, questo è il discorso che, cioè, diciamo, di questa vittoria, la cosa da rimarcare, credo, ripeto, l'abbia fatto anche il mister Florimbi a fine gara, è proprio una ritrovata convinzione dei propri mezzi di questa squadra. E credo che questo poi sia la base, perché durante la settimana si possono fare gli schemi, si lavora, ed è ovvio che poi questa è una cosa che fanno tutte le squadre. Se bastasse allenarsi e fare gli schemi per poi la domenica vincere, praticamente bisognerebbe cambiare le regole, perché tutte le squadre partecipanti presumo che si allenino duramente durante la settimana. La cosa che secondo me, oltre alle capacità del tecnico e dei giocatori singoli, dà la possibilità poi di fare il piccolo salto di qualità è proprio anche l'aspetto mentale, cioè l'approccio alla partita. Quindi in questo caso, in una situazione di difficoltà, il Lanciano ha reagito alla grande ed ha poi legittimato, una volta acquisito il vantaggio, questo successo. Ed è ovvio che con una... ecco, questa mentalità è tanto più importante alla luce del successivo impegno. Lunedì, visto che si parlava, ci sarà un posticipo, così come c'è stato questo dell'Aquila, e successivamente, così diciamo, penso che lo sapranno già, ci sarà un ulteriore posticipo il 20 di dicembre, che vedrà coinvolta la partita Cavese e Chieti. Quindi le tre abruzzesi della C2 saranno, diciamo, ospiti del satellite per ben 3 settimane consecutive. E credo che comunque questo sia una cosa positiva per il calcio abruzzese in generale, che ha la possibilità anche a chi si trova fuori dai confini regionali di poter seguire la propria squadra. E quindi lunedì, che ci sarà questa gara col Messina, sulla carta sembrerebbe una partita chiusa, però io sono convinto che, conoscendo la mentalità del tecnico e quello che è riuscito a inculcare ai giocatori, che andranno lì a giocarsela per vincere. È ovvio che poi si può anche con questa mentalità perdere, come è capitato in alcuni casi, e infatti era un limite di Ortega, veniva considerato un limite di Ortega, di giocare forse in maniera troppo scriterata. Però oggi, ecco, l'altra cosa che mi premeva rimarcare, sul 2-0, nonostante il Catanzaro sembrasse abbastanza rinunciatario, il Lanciano non ha commesso l'errore, salvo che per
ovvi motivi, quando il Catanzaro ha tentato di applicare il fuorigioco e si è trovato in inferiorità numerica difensiva, il Lanciano non si è buttato scriteriatamente in avanti per cercare la goleada, perché con un avversario in quel momento poteva anche riuscirci, però ha badato più che altro ad amministrare le forze, ripeto, saggiamente, e, affidandosi al contropiede per evitare di scoprire varchi in difesa. Quindi ecco, questa diciamo furbizia tattica, dal punto di vista questa sapienza tattica e questa mentalità ritrovata, potrebbe essere alla base di quello che un po' si augurano tutti i tifosi, cioè di una squadra che almeno fino alla fine del campionato, e visto l'equilibrio di questo torneo, potrebbe verificarsi proprio questo, possa comunque giocarsi appieno tutte le sue chance per entrare nei playoff, che poi sarebbe l'obiettivo diciamo più importante, prefissosi dalla società all'inizio della stagione. Quindi staremo a vedere se poi sarà così effettivamente. Che impressione hai avuto invece dal Catanzaro, una squadra che ha nobili tradizioni e che anche all'inizio campionato sembrava destinata a recitare un ruolo di primo piano, poi abbiamo visto anche le dimissioni successivamente rientrate del presidente, deluso dal comportamento della squadra, è intenzionato comunque a ritornare sul mercato per rinforzare questa compagine, ma oggi ha perso nuovamente. Sì, io ripeto, poi oggi non era presente, la squadra era in silenzio stampa, credo proprio perché mi diceva un collega di un quotidiano calabrese venerdì scorso, era in silenzio stampa proprio in forma come segno di protesta nei confronti della stessa società. Io ho letto le dichiarazioni rilasciate dal presidente dimissionario, che poi dimissioni durate lo spazio di 48 ore, credo sono rientrate subito. Il fatto di dire che ha acquistato scarti delle altre squadre, credo che sia un modo di darsi la zappa sui piedi, perché poi i giocatori, sulla qualità dei giocatori, a parte che parlano i nomi, gente come Tortora, De Carolis, tanto per citare quelli in attacco, o anche altri che facevano parte della squadra, e comunque sono comunque atleti conosciuti che hanno sempre giocato bene, non è che di colpo andando a Catanzaro dimenticano come giocare. Lo stesso Babu, in Cecchetti, il portiere, erano elementi su cui aveva fatto un pensierino anche Lanciano all'epoca di Morrone, proprio perché erano elementi che lui conosceva bene. Quindi al di là del discorso dei singoli, quando poi si sbagliano gli acquisti, la colpa, se sono acquisti sbagliati, è anche della società, quindi significa comunque autocensurarsi. Il fatto che adesso, so tra l'altro che il Catanzaro oggi è ripartito, ma si è fermato a Francavilla dove aveva sostenuto il ritiro pre-partita, perché dovendo giocare domenica prossima a Chieti, praticamente resta tutta la settimana in ritiro a Francavilla. E questo è anche sintomatico di una certa potenza economica di questa squadra, perché è una società, siamo a livelli professionistici, però rimanere per una settimana fuori i confini regionali, quindi con tutti i costi a livello logistico che questa scelta comporta, significa comunque avere delle disponibilità finanziarie. È un presidente dimissionario o che non avesse più voglia di investire in questa squadra non avrebbe certo fatto una cosa del genere. Questo per dire che oggi il Catanzaro è venuto a Lanciano, credo, o almeno nelle intenzioni di chi ha organizzato la trasferta, quindi la società, per giocarsi le sue chance. Ripeto, la classifica è cortissima, oggi, adesso prima la stavano inquadrando, il Catanzaro ha 15 punti, se oggi magalauguratamente per i tifosi rossoneri avesse vinto, avrebbe comunque addirittura scavalcato la squadra lanciarese, quindi si troverebbe al settimo posto, anzi al sesto posto, con 18 punti relativi a pari della Cireale, e quindi con immutate chance di reinserirsi. Ciò significa quindi che nell'arco delle prossime 3-4 settimane, se dovessi inanellare una serie utile come è capitato di fare a Lanciano, comunque si reinserirebbe. Certo, il Messina attuale sembra fuori portata di tutte, non solo del Lanciano, ma anche direi dell'Aquila o del Fasano. Anche se l'Aquila, vincendo domani, cosa peraltro difficile visto che gioca a Foggia, potrebbe comunque portarsi a 3 lunghezze. Quindi, considerando che la lotta, a mio avviso, poi potrò anche sbagliarmi, resta ristretta alle 4 posizioni per i playoff, a queste posizioni possono ambire tutte le squadre. Io penso fino alla Cavese, forse ecco, per sfiducia nei confronti di Giuliano e Sant'Anastasia sembrano un po' più attardate, quindi dovranno più preoccuparsi di salvarsi. Però tutte le altre, con una serie utile, hanno la possibilità di reinserirsi. E quindi lo stesso Catanzaro, adesso, come dicevi tu, arriveranno dei rinforzi, così almeno dicevano, quindi ha la possibilità. Oggi comunque, ecco, ho visto una squadra un po' demotivata dopo il secondo gol subito. Probabilmente, avendo davanti lo spettro dell'ennesima sconfitta e della contestazione, che tra l'altro i cui contenuti sono stati anticipati, oggi, non so se l'ho detto, c'erano una cinquantina di tifosi del Catanzaro, avevano messo gli striscioni, hanno iniziato incitando la squadra, poi, dopo il secondo gol, come spesso accade, si sono allevati dei cori, andate a lavorare, queste cose qua. Per cui probabilmente, avendo avuto il sentore di una contestazione che per ora eviteranno proprio in funzione del fatto di non rientrare in sede ma di restare a Francavilla, quindi in Abruzzo,
Però sicuramente un eventuale passo falso ulteriore a Chieti indubbiamente potrebbe creare dei grossi problemi in una piazza che si sa, così come è portata a esaltarsi quando le cose vanno bene, quindi anche a riempire lo stadio con 10-11.000 persone, allo stesso modo quando poi le cose vanno male, diciamo, il rovescio della medaglia è rappresentato da diciamo, contestazioni che sono di gran lunga superiori e peggiori anche nelle forme rispetto a quelle che possono subire, ecco, come è successo domenica scorsa a Chieti, poi rientrata nell'arco di poche ore con, diciamo, l'esonero di pace. Quindi, diciamo, i limiti, i vantaggi e gli svantaggi di queste piazze grandi si verificano proprio in questi, quando si toccano gli estremi, che possono essere quindi positivi o negativi e che quindi hanno le conseguenze che hanno poi. Bene, adesso andiamo a sentire le interviste nel dopo partita. Come diceva anche Stefano, il Catanzaro era in silenzio stampa, quindi abbiamo ascoltato la nostra Linda Ciavalini, meglio, ha ascoltato il tecnico del Lanciano Carlo Florindi. Allora vediamo questa intervista. Florindi, la prima frazione di gara equilibrata, un buon Catanzaro nel primo tempo, soprattutto nel pressing e nella tattica del fuorigioco. Ma, non ci dimentichiamo che questo Catanzaro era partito per arrivare in vetta al campionato, è composta da ottimi giocatori e si è visto, però mi sembra che gli abbiamo concesso pochissimo. Se si tiene conto che dopo circa 5-6 minuti abbiamo sbagliato un calcio di rigore, sulla psiche del giocatore può influire in un modo negativo e i ragazzi sono stati bravi a non abbattersi e abbiamo fatto, secondo me, due gol di ottima fattura. Grande scoglio, Messina, la preparazione della squadra? Beh, adesso mercoledì abbiamo una partita di Coppa Italia con il Lodigiani e quindi ci dobbiamo pensare perché è una gara ufficiale. Poi penseremo a far bene anche su quel campo. Bene, siamo tornati in studio, breve intervista a Carlo Florimbi e adesso direi di parlare anche delle altre formazioni abruzzesi. L'Aquila, come detto, giocherà domani allo Zaccheria di Foggia, una partita piuttosto difficile per la formazione di Ammazzalorso, mentre il Chieti ha pareggiato su un terreno dove in pochi riescono a fare punti. Il Lanciano purtroppo non ne fece all'epoca. Il Chieti è l'unica sconfitta della gestione Florimbi, se andiamo a vedere. Esatto. Se non sbaglio, mi sembra, sì, sì. No, avendo pareggiato a Castrovicca. E niente, indubbiamente, ecco, da lancianese forse non dovrei dire queste cose, io parlo però essendo super partito perlomeno, anche se poi molti non ci credono, però io mi sforzo di essere il più possibile obiettivo e quindi da abruzzese fa piacere, ecco, erano reduci da una serie abbastanza negativa di risultati e dalle contestazioni della propria piazza, quindi questo è un pari, oltretutto raggiunto in un campo, come dicevi tu, particolarmente ostico alle squadre ospiti e quindi addirittura era in vantaggio, anche se poi subito hanno subito il gol del pareggio, mi sembra, sentivo, sì, dei, sì, flash, dopo 5, esatto, minuti sulle radio. E quindi indubbiamente è un risultato utile, è ovvio che con un punto si muove poco la classifica, però oggettivamente, anche in considerazione del fatto che pochi giorni prima c'era stata la sostituzione del tecnico Pace col nuovo allenatore, Patania, esatto, e quindi era ovvio che non si potesse chiedere di più a questa squadra. Ripeto, poi questi discorsi sono fatti solo in funzione di quello che di quelli che sono i risultati, non ho visto la gara, quindi non so dire se questo pareggio stia più o meno stretto al Chieti o viceversa, però indubbiamente va registrato un pareggio buono che potrebbe essere di buon auspicio per la gara di domenica prossima, che purtroppo mi viene da ridere perché essendo a Francavilla può darsi pure che gli amici di Catanzaro stiano guardando la trasmissione e quindi per vedere le immagini della partita, e quindi in questo caso è ovvio che gli auspici del Chieti equivalgono ad augurare al Catanzaro la quarta sconfitta consecutiva e che, come dicevo, potrebbe avere delle ripercussioni. Per quanto riguarda l'Aquila, andrà a giocarsi, penso, la sua partita in maniera aperta, non avendo nulla da perdere, o perlomeno è ovvio che punteranno comunque almeno al risultato positivo, cioè anche il pareggio gli può star bene, proprio perché è uno scontro diretto. Però le squadre di Ammazzalorso sono difficili da ammazzare in questo senso, volendo fare un gioco di parole, e soprattutto va considerata, adesso non so, in mattinata di domani dovrebbe arrivare il transfer, l'ok dalla Lega, però è ovvio che questo acquisto di Vidallè, che è un giocatore che con trascorsi insomma a buoni livelli all'estero e con poche presenze, poche apparizioni nella Cremonese qualche stagione fa, potrebbe comunque essere l'elemento che manca a questa squadra. Indubbiamente questo ulteriore acquisto è la testimonianza della volontà da parte della dirigenza aquilana, che quest'anno si è messa in luce per le proprie iniziative. Dico la verità, su non tutte sono d'accordo, nel senso che
stanno un po' spettacolarizzando, fanno giustamente delle scelte, credo siano di marketing, di immagine. Però ad esempio una cosa che ho visto, ma non voglio essere tacciato di maschilismo, una cosa che non vedo che cosa, che attinenza abbia o che utilità abbia, ho visto che nelle interviste, così come in genere ci sono i pannelli pubblicitari, l'intervistato viene, diciamo, ai lati due ragazze, due miss. Adesso, ripeto, può essere anche una cosa carina da vedere perché siete belle ragazze, però sinceramente, ecco, spettacolarizzare in questa maniera le dichiarazioni post partita mi sembra eccessivo. Poi per tutto il resto, come ad esempio hanno un logo, un marchio, un pupazzo, mi sembra. Ecco, loro probabilmente hanno fatto delle scelte di mercato, forse estremizzandole un pochino, però siccome noi siamo deputati a, l'ho detto così come cosa personale, ma siamo deputati a parlare, a disquisire di cose tecniche, davanti all'attuale ruolino di marcia dell'Aquila non si può che tirarsi giù il cappello, anche se poi non lo porto. E poi una cosa che volevo dire, e rubo due secondi, volevo sottolineare una cosa piacevole. Domenica scorsa si sono messi in luce i tifosi frentani e chietini per il fatto che, pur essendo, diciamo, divisi da un'accesa rivalità, non è successo niente a fine gara. E oggi, ci tenevo a sottolinearlo, i tifosi frentani si sono resi protagonisti di un'altra bella azione, diciamo da libero cuore, tra virgolette. I tifosi del Catanzaro, quella cinquantina che erano presenti oggi sugli spalti, da quello che mi è stato raccontato, erano arrivati all'una allo stadio, quindi in netto anticipo, e stavano giocando lì davanti allo stadio a pallone tra di loro. Ebbene, da quello che mi è stato detto, appunto, i tifosi del Lanciano, penso i Cooks tra l'altro, quindi diciamo quelli che sono considerati più caldi, hanno deciso di gemellarsi con questa squadra, non so se c'era già qualche simpatia precedente, ed hanno praticamente rifocillato questi ragazzi con dei panini, e quindi credo che sia una cosa, così come si stigma, io poi sarò il primo, tra l'altro adesso, quindi mi piace saltare questa cosa, però sarò il primo nel momento in cui i Cooks o chi per loro dovessero rendersi protagonisti di fatti invece negativi, sarò il primo a dirlo, quindi così come sarò il primo a stigmatizzare questi episodi, mi fa piacere invece dover spendere due parole per evidenziare queste cose che insomma sono cose piccole, però è giusto metterle in evidenza, proprio perché spero possano essere d'esempio anche per altri. Bene, adesso ci fermiamo per un'altra breve pausa, poi vedremo la rubrica di Paolo Ursini dedicata ai tifosi e successivamente vedremo anche le immagini salienti con il servizio sulla partita. Non andate via e rimanete ancora con Telemax. Bene, siamo tornati in diretta, ancora una volta ricordo il numero telefonico 0872 44 744 per porre delle domande ai nostri ospiti in studio. Prima di vedere la rubrica di Paolo Ursini sui tifosi, i marcatori di questa giornata nel campionato di Serie C2 Girone C, in Acireale Santa Anastasia, in vantaggio la Acireale con Cataldi, pareggio del Santa Anastasia con Sgamberti, il Castrovillari e il Trapani pareggiano 2-2 nel primo tempo, i padroni di casa in vantaggio con un gol di Montanaro, raddoppio di Borrosso e poi Ciaramella e Pittana segnano per la formazione isolana. Cavese batti Pagliese al pari di Juve, Terranova, Gela, Messina terminano a reti inviolate, il Lanciano segna con Fermanelli e Paoloni e tra qualche minuto vedremo anche il servizio di questa gara. Poi Nardò Giuliano 2-1, gol di Di Nardo per il Giuliano, per il Nardò Del Prete e il solito vantaggiato. In Tricase Fasano era il derby pugliese, Pellegrini porta in vantaggio nel secondo tempo il Fasano, pareggio di Toledo per il Tricase. E infine Turris Chieti, in vantaggio il Chieti al terzo con Grosso, all'ottavo un'autorete di De Matteis permette al Turris di pareggiare le sorti dell'incontro. Da segnalare che nel secondo tempo è stato espulso il giocatore del Chieti, Andreotti. E adesso possiamo partire con il servizio che Paolo Ursini ha realizzato con i tifosi nel dopopartita, la sua rubrica Pane al pane, vino al vino. Buonasera a tutti, ci troviamo come al solito allo stadio di Lanciano, è finita da pochi minuti la gara tra il Lanciano e il Catanzaro, ha vinto brillantemente il Lanciano, è stata una partita, una buona partita, e fa piacere che la squadra, non è un caso che con l'avvento di Florimbe c'è stato un miglioramento in tutti i sensi, è stata una partita combattuta. La squadra molto determinata, ha giocato bene, hanno segnato Fermanelli e Paolone, anche se Fermanelli ha sbagliato un calcio di rigore e ha colpito
la traversa. I tifosi sono contentissimi, naturalmente hanno giocato tutti molto bene. Mi permetto di fare un elogio particolare a un ragazzo, Michele Sisti, che ha giocato molto molto bene e quando viene impiegato è sempre uno dei migliori. Anzi, secondo me dovrebbe essere impiegato più spesso perché lo merita. Siamo con un amico, il dirigente Domenico Pagano, che è il responsabile del settore giovanile del Lanciano. Io ho fatto questa premessa, volevo sentire il tuo parere. Ma io penso che non ci stia niente da aggiungere, fare solo un elogio a tutta la squadra, perché effettivamente hanno fatto una prestazione eccezionale e questi punti servono anche per affrontare la prossima trasferta con la capolista Messina ed andare là a disputare una partita tranquilli, cercando di riportare a casa un risultato positivo. Certo che stando ai risultati del primo tempo, Lanciano continua l'avanzata in testa e se i risultati saranno confermati penso che dovrebbe stare il quinto o sesto posto, grosso modo. Ci sta l'unica squadra che oggi possiamo raggiungere, quindi arrivare in quinta posizione, è se il Tricase ha perso, perché ha 3 punti più di noi e questo è l'unico, diciamo, modo per poterci agganciare alla quinta posizione. Però penso che, come sta giocando attualmente la squadra, non sarà difficile arrivare a delle posizioni, sicuramente non dico di vertice, comunque entrare tranquillamente nei primi 5. Ecco, come giustamente mi hai anticipato, volevo dire proprio questo, che continuando in questo modo penso che il Lanciano abbia anche la possibilità di poter arrivare alle primissime posizioni, poter lottare fino alla fine per poter fare un altro saltino. Ma effettivamente abbiamo notato sicuramente una squadra molto tonica, una squadra che sta crescendo partita dopo partita, quindi penso che sia legittimo aspettarci di arrivare quanto prima nella posizione più idonea. Okay. Quello che ci competerà poi alla fine sarà... Ti ringrazio, ecco, chiudiamo con un tifosissimo del Lanciano, oltre che con la Juventus, e Alessio. Alessio, ti è piaciuta la partita di oggi? Sì, bellissima partita, solo nel primo tempo, con la traversa di Fermanelli sul rigore, solo quella da rimpiangere per lui. Nel secondo tempo azioni mangiate per il Lanciano, gol mangiati anche per il Catanzaro, partita bellissima. Io penso che il Lanciano, continuando così, come diceva Domenico Pagano, dovrebbe avere la possibilità di salire chissà dove. Minimo terzi. E poi tentare di andare anche oltre? Forse. Tu mi hai detto sempre che volevo una maglia di Massimo Aranci. Yeah. Io maglia non ne ho, posso darti la mia maglia, ma non so cosa ci puoi fare. Comunque, fai un appello, Aranci, di che hai bisogno della maglia. No, piacerebbe avere la sua maglietta, che è per me è un grande del Lanciano. Senta, approfittiamo perché altri tifosi dovevano venire, siccome piovigine, molti sono tornati di corsa a casa. Volevo approfittare per salutare degli amici nostri comuni. Cominci tu? Salutiamo il gruppo Chierichetti di Lanciano, della parrocchia di Santa Lucia. Pare Michele è il gruppo che canta. Ecco, il gruppo del canto, mi permetto io di salutare tutti gli amici del gruppo del canto della parrocchia di Santa Lucia, che sono dei carissimi amici, li abbraccio tutti e saluto in particolare Mariangela, che è la Katia Ricciarelli del coro. Saluti a tutti, alla prossima, ciao! Bene, torniamo in studio e dopo la rubrica dei tifosi finalmente possiamo vedere le immagini di questa gara odierna tra Lanciano e Catanzaro. Le riprese sono del nostro Dino Travalini a schede di Linda Ciavalini. Vediamo. Il 5 Pini di Lanciano ha ospitato per la 14ª giornata d'andata del campionato di Serie C2 Girone C il Catanzaro. Si sono fronteggiate squadre di metà classifica, entrambe bisognose di far risultato. Dopo una fase di studio, al 14esimo, l'arbitro Ferraro di Roma decreta un calcio di rigore per la formazione rossonera. Sul dischetto si reca Fermanelli, che però manda in fumo la speranza dei tifosi sparando la palla sulla traversa. Ma il Lanciano non si demoralizza e continua il pressing a tutto campo. Il Catanzaro, da parte sua, si
tiene bene il campo e attua in maniera eccellente la tattica del fuorigioco in più occasioni. Il primo gol dei rossoneri nasce da un'azione a centrocampo. Leone effettua un cross per Paoloni che non concretizza in rete perché bloccato da Cerretti. Sul rimpallo arriva però Fermanelli che a porta vuota sigla l'1-0. La risposta del Catanzaro non si fa attendere. Alcuni minuti dopo, al 24esimo, De Carolis ha la palla del pareggio. Il suo tiro però termina di pochissimo fuori. Al 31esimo l'arbitro assegna un calcio di punizione a favore degli ospiti. Si reca alla battuta Revo che però spreca un'occasione. Il primo tempo termina tutto sommato con equilibrio tra le squadre. Equilibrio che si rompe nei pochi minuti della ripresa. Infatti Buratti, da centrocampo, servito da Leone, lancia sulla fascia arancio che passa la palla del 2-0 a Paoloni. Davvero un'azione ben coordinata. Al sesto sono gli ospiti che hanno una gran bella occasione da gol. Babuin serve l'ottimo di Leonardis che dà prova di raffinata tecnica ma manda la palla alta sulla traversa. Al 16esimo i rossoneri si fanno ancora pericolosi con un tiro di arancio parato da Cerretti. Al 17esimo bella girata di Tortora che viene parata senza difficoltà da Pisano. Al 34esimo sono ancora gli ospiti che tentano un'incursione nell'area rossonera. Occhiuzzi, entrato in sostituzione di Revo, crossa per Tortora che manda di nuovo la palla fuori. In sostanza il secondo tempo termina qui. Non ci sono state infatti altre azioni né pericolose né interessanti. Sicuramente si può affermare che il Catanzaro ha perso la partita a centrocampo, dove il lanciano è stato schiacciante. Forse gli uomini di Torrisi avrebbero dovuto puntare a scavalcare il centrocampo con lanci lunghi o a convergere sulle fasce. Dopo il secondo gol i calabresi sono stati inesistenti e contestati dai pochi tifosi giunti fino al Cinque Pini. La squadra è stata priva di un regista fino all'ingresso in campo di Carta, che ha sostituito Ascoli al 20esimo, ma che ha potuto fare ben poco. Con questa vittoria il lanciano ha guadagnato 2 punti preziosi sul Messina, che incontrerà nel posticipo di lunedì 13 dicembre. Bene, con le immagini di Lanciano Catanzaro chiudiamo la pagina relativa alla Serie C2 Girone C e apriamo quella del campionato nazionale dilettanti. Vediamo subito i risultati del 13esimo turno nel Girone F. Città di Castello Foligno 2-2, Civitanovese Sant'Arcangiolese 2-0, Monturanese Umbertide 2-1, Angolana Nuova Iesi 2-0, San Benedettese Fano 2-1, San Marino Bellaria 0-1, Urbania Tolentino 0-1, Riccione Ortona 4-2 e Vigor Senigallia San Sepolcro 1-0. Vediamo la nuova classifica. Al comando l'Angolana di Righetti con 24 punti, Civitanovese 23, San Marino e Tolentino 22, Fano e Senigallia 21, San Sepolcro e San Benedettese 19, Sant'Arcangiolese, Foligno e Monturanese insieme al Bellaria 18, Umbertide 17, Riccione 14, Iesi 13, Urbania 10, Città di Castello 8 e Ortona 2 punti. Monturanese e Tolentino hanno una gara da recuperare. Come spesso è accaduto nel corso della stagione, in fase di commento si suole sottolineare questa doppia versione delle formazioni abruzzesi, una che ride a pieni denti e l'Angolana che torna in testa, mentre l'Ortona che dire piangere è forse poco, vista la posizione di classifica. Sì, le due squadre abruzzesi di fatto, lo dimostra la classifica, occupano la prima e l'ultima posizione ed è ovvio che la cosa non farà piacere ai tifosi ortonesi. Purtroppo oggi, ecco, per quanto riguarda l'Angolana, ha ottenuto questa vittoria casalinga, tanto più preziosa alla luce dei concomitanti risultati ottenuti dalle sue avversarie, perché diciamo, ecco, forse quello che non era atteso è lo scivolone casalingo del San Marino ad opera del Bellaria. Quindi bisogna anche dire che, come hai sottolineato tu nella legge della classifica, il Tolentino deve recuperare la gara, se non sbaglio, con la Monturanese. Sì. Ciò significa che qualora dovesse riuscire ad ottenere l'intera posta in palio si ritroverebbe da solo in testa. Questo comunque non nulla toglie all'ottimo campionato svolto dall'Angolana. Purtroppo le note dolenti sono quelle che riguardano l'Ortona. E malgrado, ecco, l'avvento del mister Di Pasquale, delle cui qualità abbiamo parlato già la settimana scorsa e che quindi non sono messe in discussione, insomma, dal sottoscritto, come credo, da nessuno, e malgrado gli sforzi fatti dalla nuova società, perché poi nuova tra virgolette, visto che comunque fa capo ai soliti Di Nardo, Nardone, Verì, eccetera.
Quindi al di là degli sforzi economici che hanno portato diversi giocatori, resta la realtà di una classifica altamente deficitaria. Quella di oggi era uno scontro diretto, perché il Riccione era una delle avversarie su cui l'Ortona dovrà ancora, io spero, insomma, continuerà a fare la corsa, e quindi è ovvio che la sconfitta odierna è tanto più pesante proprio in funzione, in virtù di queste considerazioni. Io credo che comunque il fatto che si sia passati, diciamo, da una squadra che numericamente non era in grado di reggere il confronto con le pari grado di questo girone, si è passata a una squadra che almeno come nomi, come giocatori, ha degli elementi validi. L'unica cosa è che praticamente il passaggio è stato traumatico, nel senso che ci sono stati 9-10 acquisti tutti in blocco, ed è ovvio che anche il più bravo degli allenatori ha necessità di avere del tempo a disposizione, tempo che purtroppo, ecco, quella è la difficoltà. È ovvio che bisogna, e credo che la società gli rilasci il tempo, no? Io spero che se dovesse arrivare qualche, spero di no, insomma, per Peppino, ma in generale per questa squadra, visto che comunque si tratta di una squadra abruzzese, spero che le cose tornino a essere positive, cioè i risultati tornino a essere positivi. Però è ovvio che se dovesse arrivare qualche altro scivolone, comunque sarebbe un errore pensare di affidare ad un altro allenatore la conduzione tecnica. Non è che debba salvaguardare la posizione di Pasquale, dico semplicemente un discorso fatto in generale. Adesso è una squadra che è stata smantellata completamente per due volte, quindi in estate dal gruppo Battiloro, che poi praticamente l'aveva ridotta ai minimi termini, e adesso da questo nuovo, dai vecchi dirigenti dell'anno scorso, che hanno ridato una parvenza di organico a questo organico stesso. Adesso bisogna stringere i denti e cercare prima possibile di trovare quella coesione, quell'amalgama che poi consenta l'approdo a risultati più positivi degli attuali. Però pensare che dopo due settimane, dopo qualche sconfitta, certo il tempo purtroppo passa e man mano la classifica rimane sempre quella che è, e quindi diminuiscono le possibilità, però non credo che la panacea di questa situazione possa essere un nuovo avvicendamento tecnico, una nuova rivoluzione tecnica in occasione delle liste, l'apertura delle liste che in questo periodo c'è per i dilettanti fino al 18 dicembre. Bisogna stringere i denti e sperare, ecco, che possa iniziare un ciclo vincente o perlomeno di risultati utili. E in questo senso anche i tifosi, che comunque hanno dimostrato fin troppo la loro pazienza, devono tenere duro, se non altro per, diciamo, in omaggio agli sforzi che comunque questa società adesso sta facendo, perché sarebbe stato più semplice continuare con i ragazzi dell'Under 18, comunque si retrocedeva, però mandare a fare brutte figure alla città di Ortona, perché se è vero che la squadra rappresenta la propria città, lo fa sia in positivo che in negativo, e quindi è ovvio che perdere sempre non nuoce sicuramente all'immagine della città stessa. Bene, per quanto riguarda invece la capolista angolana, ricordiamo soltanto i marcatori, uno per tempo, Biancolino e Sgherri, la coppia d'attacco di Ubaldo Righetti. Adesso passiamo al girone H del campionato nazionale dilettanti, con questi risultati: Altamura Rutigliano 2-2, Boiano Campobasso 1-2, Ferrandina Martina 0-4, Manfredonia Isernia 0-0, Provasto Casarano 2-0, Taranto Barletta 4-0, Taurisano Cerignola 0-1, Toma Maglie Galatina 1-2 e Virtus Locorotondo Melfi 1-0. Vediamo la nuova classifica: Arsenal Taranto al comando con 27 punti, Virtus Locorotondo, Campobasso e Martina 26, Galatina 25, Rutigliano 24, poi abbiamo con 20 il Taurisano, Isernia 19, Boiano e Manfredonia 17, Melfi 16, Barletta 15, Altamura 14, Provasto 13, Casarano 12, Cerignola 7, Ferrandina 5 e Tomma Maglie 4 punti, Boiano e Melfi una gara in meno. Adesso parliamo proprio della Provasto con i nostri ospiti del San Salvo, che sono, visto che San Salvo e Vasto confinano, quindi conoscono piuttosto bene la realtà biancorossa. Con i nostri due ospiti magari analizzerei questo risultato e più in generale il campionato che sta sostenendo quest'anno l'11 di Anzivino. Presidente Hussein. Beh, innanzitutto io do i migliori auguri alla vostra teletrasmittente prima di entrare nel merito della discussione. Insomma. E vi ringrazio vivamente a nome di tutto il nostro organico del San Salvo per l'invito che ci avete fatto. E lo stesso, il migliore augurio per la Provasto di come sta facendo piano piano, uscendo fuori da questa zona un po' delicata. Noi abbiamo iniziato di ottimi rapporti con la Provasto quest'anno,
abbiamo preso qualche giocatore da loro, c'è Filippone, francamente sta facendo un egregio campionato in mezzo a noi. Sì, all'inizio sono partite un pochettino male perché è un campionato abbastanza delicato e difficile, specialmente capitato in un girone che non è facile giocare a pallone. Il migliore augurio per loro, insomma, speriamo che risalgano, ecco, insomma, sono dei risultati che muovono la classifica per loro, quindi per noi conviene sempre avere la nostra vicina sorella o fratello di squadra a fianco che sta in una categoria superiore, perché possiamo dare noi a loro, loro possono dare a noi, quindi oltre a questo speriamo che insomma le cose vanno sempre per il migliore. So che ci sono dei problemi a livello dei loro sostenitori, però insomma il calcio non è il calcio chiacchierato, il calcio è quello dappertutto, il calcio è quello che arriva piano piano con lavoro, con fatica, con movimenti nelle graduatorie, nelle classifiche, quindi migliori auguri per la Provasto. Falcucci, lei cosa pensa di questo campionato della Provasto? Beh, si sa, purtroppo i campionati sono altrenanti, sono stagioni favorevoli, stagioni un po' tra bassi fondi, metà classifica. La Provasto comunque sono sicuro che riuscirà a salvarsi e fare un ottimo campionato. Purtroppo è stata un po' sfortunata anche, un po' di episodi, infortuni. Adesso hanno mandato via, non so, alcuni giocatori, hanno acquistato altri, come hanno ripreso Nepa, ha segnato pure oggi tra l'altro. Sì. E faccio veramente i migliori auguri alla Provasto di arrivare a una pronta salvezza, perché come diceva il Presidente, al girone dove sta non è molto facile, quindi è un girone molto delicato con le squadre tutte nel meridione. Anche San Salo nell'epoca dell'interregionale l'ha fatto 2 anni consecutivi, è riuscito a salvarsi, però dove andava in questi campi era molto molto difficile giocare. Cioè, comunque sono sicuro che mister Anzivino, con tutta la rosa che ha a disposizione, e mi auguro soprattutto che i tifosi stiano vicino alla squadra nei momenti più difficili. Cioè, non bisogna applaudire soltanto quando si vince e quando si vincono i campionati. Cioè, anche quando sono dei campionati un po' altalenanti, sono dei problemi, bisogna aiutare la squadra. Cioè, stare vicino, sostenere sempre. Ecco. E noi siamo pronti anche con i marcatori di questo raggruppamento. In Altamura-Rutigliano 2-2 in vantaggio l'Altamura con Bianco al 45esimo del primo tempo. Pareggia nella ripresa il solito Frisciandaro al secondo minuto su calcio di rigore. Raddoppio dell'Altamura con Parisi all'11esimo. Infine pareggio al 38esimo del Rutigliano grazie ad un'autorete di Arcuti. In Boiano-Campobasso era il derby molisano. Tutti i gol nel secondo tempo. In vantaggio i locali con Dapice al 45esimo, pareggio di Sibilli al 46esimo e gol vittoria di Taribello al 49esimo, quindi una partita al cardiopalma negli ultimi minuti, ben 3 gol, quindi nei minuti di recupero è successo di tutto nel derby molisano. Ferrandina Martina 0-4, 3 gol nel primo tempo per gli ospiti che segnano al secondo con De Giosa, al settimo con Cosa e al 27esimo con Fanfani, quarta rete nel secondo tempo con Ancora al 20esimo. L'unico risultato a reti bianche era quello tra Manfredonia e Isernia. La Provasto batte il Casarano per 2-0 con il gol di Nepa, che diceva il nostro ospite, al quarto minuto della ripresa. Al 32esimo gol dell'altro bomber Di Pietro. Taranto Barletta 4-0, gol di Campioli, scusate, al 17esimo del primo tempo. Lo stesso Campioli segna sul rigore al 15esimo della ripresa, al 30esimo Magno e al 38esimo Dantò. Un gol di Ferraro al 32esimo della ripresa consente al Cerignola di espugnare il terreno del Taurisano. Il Galatina batte in trasferta il Toma Maglie, in vantaggio i padroni di casa con Nisi al 20esimo della ripresa, 6 minuti dopo pareggia Nobile e al 43esimo segna il gol partita Krstic. Virtus Locorotondo Melfi 1-0, infine gol di Polimuro al 13esimo del primo tempo a favore dei padroni di casa. Adesso, prima di un'altra pausa pubblicitaria, andiamo a vedere che cosa è successo nel campionato regionale di eccellenza, 14esima di andata. Casoli-Mosciano, giocata sabato 1-1, Castelnuovo-Penne 0-1, Celano-Morrodoro 2-1,
Francavilla Sant'Egidiese 3-0, Laurentum Montereale 1-0, Montorio Sulmona 1-0, Nereto Pianella 0-0, Notaresco Luco De Marsi 1-1 e Rosetana Cappelle 2-1. Vediamo la nuova classifica. Al comando due squadre, Casoli e Penne con 25 punti, Celano 24, Morrodoro e Laurentum 23, Montereale, Notaresco e Montorio 21, Mosciano e Rosetana 20, Pianella 18, Francavilla 15, Sulmona e Cappelle 14, Castelnuovo 13, Nereto e Luco De Marsi 12, chiude la Sant'Egidiese con 10 punti. Tra poco parleremo di questo campionato, ma adesso diamo ancora la linea alla regia. Bene, siamo tornati in studio per andare a commentare questo campionato regionale di eccellenza che avrà una ulteriore appendice mercoledì prossimo, visto che in occasione della festività dell'8 dicembre questo campionato disputerà gli incontri della 15ª giornata di andata. Ed è stato uno dei motivi per il quale il Casoli ha anticipato a sabato l'incontro casalingo con il Mosciano per avere un po' più di tempo per preparare questa giornata importantissima. Il Casoli che però si è fatto raggiungere in classifica dal Penne, quindi un'accoppiata al comando, e il Celano che era alla vigilia tra le favorite, che approfitta del pareggio del Casoli per arrivare alle spalle della capolista. Sì, per quanto riguarda la giornata odierna, e anche in virtù di quelli che saranno i prossimi appuntamenti, perché anche nelle gare infrasettimanali credo ci siano diversi scontri interessanti al vertice. Questo è un campionato assai equilibrato e di conseguenza, visto l'elevato numero di pretendenti al salto di qualità, i numeri, diciamo, numericamente ci sono parecchie partite interessanti settimana per settimana. Quella di oggi, ecco, forse i benefici maggiori li hanno tratti proprio il Penne e lo stesso Celano, cioè le due squadre che hanno vinto, ma soprattutto il Celano, perché è vero che il Penne doveva farsi perdonare la sconfitta per molti versi storica, essendo arrivato dopo parecchi anni, la sconfitta interna con il derby con Laurentum. Però credo che il passo avanti maggiore abbia fatto proprio il Celano, primo perché era, se non sbaglio, 5 settimane che pareggiava consecutivamente, e quindi in questi campionati, sia pure equilibrati, se non si vince non si riesce a recuperare terreno. E poi perché lo ha fatto proprio contro una delle squadre più in forma del momento, che era il Morrodoro, e quindi un successo tanto più pesante. Per quanto riguarda il Casoli, l'approccio con cui bisogna commentare il Casoli, cioè i commenti del Casoli dipende da che ragionamento si fa. Se si ragiona come si doveva ragionare all'inizio della stagione, anche oggi che è stata raggiunta dal Penne, e se in futuro dovesse essere superata da altre squadre, comunque non bisogna commentarli in tono negativo, perché comunque questa è una squadra che era partita con l'intento di salvarsi e magari ripetere il campionato dell'anno scorso, cosa che sta facendo, anzi superandosi rispetto all'anno scorso. Se invece si fa il discorso di una squadra che deve vincere il campionato, è ovvio che si dovrebbero fare commenti negativi, però io, per quello che mi riguarda, sono propenso più per la prima ipotesi, proprio perché so quali erano i programmi iniziali. Sarà importante che la città non se li dimentichi, città e società, e credo che la società comunque lo sappia bene, visto che erano loro a sbandierare, ecco, appunto questi propositi, non se li dimentichi nel momento in cui dovesse perdere la prima posizione. Non si tratterebbe assolutamente di fare drammi, ma di stare vicino a una squadra che comunque da qualche anno a questa parte sta regalando delle grosse soddisfazioni alla propria piazza. Tutto qui. E poi il Notaresco che ha pareggiato, vedo, adesso lo dirai, penso, sì, al 90°, ed è un passo falso. Il Lugo è una signora squadra di questi tempi, è una squadra in grado di fare risultato con chiunque, però è ovvio che il Notaresco doveva vincere, anche per placare qualche polemica di troppo. Per cui vedremo nei prossimi giorni se questo pareggio potrà pesare, visto che alle porte c'è un'altra gara, oppure meno sulla piazza in generale. Bene, purtroppo dobbiamo accelerare un po' con i tempi, andiamo a darvi i marcatori di questa giornata. In Casoli Mosciano, che è stata giocata sabato, in vantaggio nei primi minuti il Mosciano con Rastelli, alla mezz'ora pareggio di Tonti, entrambi gol sugli sviluppi di calci d'angolo. Il Penne spugna Castelnuovo con un gol di Pilone su calcio di rigore al 25° del secondo tempo, il Celano con i gol di Aureli e Contestabile batte il Morrodoro, il Francavilla con i gol di Martino al quarto della ripresa, Pesce al 25° e Ciannamei al 35° batte la Sant'Egidiese, Laurentum Montereale 1-0 con gol di Dintino, Gonzales al 25° del secondo tempo consente al Montorio di battere il Sulmona, e poi Alessandroni al 14° porta in vantaggio il Notaresco con il Luco, e poi al 45° pareggio di Masciovecchio. Rosetana Cappelle 2-1, Di Matteo e Di Basilico i gol nel primo tempo, uno per parte, poi gol partito della Rosetana
con Palazzese al quinto della ripresa. Adesso siamo al campionato di promozione Girone A, 12ª giornata di andata. Amiterno Matria 0-2, Atletico Nepezzano San Benedetto 2-2, Bellante Tagliacozzo sospesa per nebbia, Pescina Alto Tordino 0-0, Pineto Colonia Spiaggia 0-2, San Nicolò Sant'Omero 1-2, Toranese Avezzano sospesa per impraticabilità di campo sul risultato di 2-1 per la Nuova Avezzano, Tortoreto Alba Adriatica 2-1. Vediamo la classifica di questo girone. Al comando la Nuova Avezzano con 28 punti, una gara in meno, Sant'Omero 24, Pescina 21, anch'essa una gara in meno, Pineto 20, Alto Tordino 18, Colonia Spiaggia, Tortoreto e Atria 16, Bellante 15 ma una gara in meno, San Benedetto 14, anch'essa una gara in meno, Atletico Nepezzano 13, San Nicolò Alba Adriatica e Tagliacozzo 11 con quest'ultimi con una gara in meno, Toranese 8 e Amiterno, ma anch'essa con una gara in meno, 3 punti in classifica. Rapidamente parliamo di questo girone con i marcatori. In Amiterno Matria 0-2, un gol per tempo dei Teramani che segnano con Pallini e Marinoni. L'Atletico Nepezzano segna con Salvatore e Grotta, il San Benedetto con Fosca e Di Genova. Bellante Tagliacozzo sospesa per nebbia, ma il Bellante vinceva al momento della sospensione per 1-0 grazie al gol di Pesce sul rigore al 25esimo del primo tempo. Per Pineto Colonia Spiaggia gol di Florà e Marozzi, quest'ultimo al 35esimo della ripresa per il Colonia che nonostante la giornata la vedeva ospite del Pineto, in realtà ha giocato in casa. Infatti la partita per impraticabilità del campo di Pineto si è giocato proprio a Colonia e l'incontro è iniziato con 25 minuti di ritardo. Il Sant'Omero ha battuto in trasferta il San Nicolò, Sant'Omero che segna con Di Federico e Fratò, il San Nicolò pareggia nel finale con Siani. L'Avezzano vinceva per 2-1 al momento della sospensione dell'incontro con la Toranese, abbiamo i gol di Rosati al decimo e del solito Ruscitti, ci mancava il secondo gol dell'Avezzano. Infine il Tortoreto batte l'Alba Adriatica per 2-1, in vantaggio l'Alba all'11esimo del primo tempo con Rastelli, pareggio allo scadere del primo parziale di Corradetti su calcio di rigore, gol partita al 40esimo della ripresa ad opera di Rossi. E adesso è il momento del campionato di promozione Girone B. Guardia Grele Caldari 0-0, Manopello Silvi 1-1, Miglianico Folgore San Buceto 3-3, Ripatiatina Spallanciano 1-0, Rocca Spinalvetti Tollo 0-0, San Salvo Adriano Flacco Pescara 1-0, Trebiglia Tessa 1-1 e Val di Sangro Montesilvano il match clou della giornata 1-1. Vediamo la nuova classifica in vetta. Per le prime due piazze non cambia nulla, 6 punti dividono Montesilvano che ha 30 punti alla Val di Sangro che ne ha 24, guadagna punti proprio la squadra che è nostra ospite questa sera, il San Salvo che ha 23 punti. Guardia Grele 19, Tollo 18, Treville e Caldari 17, Miglianico 16, Atessa e Ripatiatina 14, Silvi 13, Manopello e Folgore 12, Rocca Spinalvetti 9, Spallanciano e Adriano Flacco 8 punti. E iniziamo con i nostri ospiti parlando del campionato che li riguarda, non prima di portare i saluti di un dirigente del San Salvo Marina ai nostri ospiti, e questo dirigente ci ha chiamato poco fa. Parliamo invece della gara di oggi con l'Adriano Flacco, ne parliamo subito con Falcucci, poi parleremo dell'aspetto societario con il presidente. È un successo arrivato nei minuti finali. Sì, proprio a 5 minuti dal termine finalmente è arrivato questo gol, perché è stata una partita un po', non dico combattuta, però quasi. Cioè, la Flacco viene da due risultati, insomma, non negativi, da due pareggi, quindi non ci teneva a perdere anche oggi. Quindi, da fare il risultato a Sant'Angelo. Ci stava quasi riuscendo, nel primo tempo specialmente. È stata una partita equilibrata. Poi hanno fatto 4 acquisti da quello che so dalla la scorsa settimana, sono rinforzati. Però al secondo tempo noi siamo andati più sull'acceleratore, abbiamo pressato più davanti la squadra, parecchie occasioni da gol, però purtroppo non è stato facile infilare subito la palla in rete. E a 5 minuti dal termine, proprio un passaggio di Filippone a Della Penna, è stato molto freddo, è atterrato in porta e finalmente è arrivato sto gol, proprio prendendo un bel gol. E abbiamo guadagnato punti, soprattutto sulla Val di Sangro, quindi noi puntiamo almeno tra i primi posti, ecco, a fare secondo dopo il Montesilvano. Ecco. Ci giochiamo tra noi e Val di Sangro, che siamo le squadre un po' più
Non, senza disprezzare Guardia Grele o Treville, altre squadre, però attualmente stiamo facendo più punti di altre squadre, quindi puntiamo almeno a fare bella figura più dell'anno scorso, che stanno in campionato un po' altalenato. Ci siamo salvati per un punto, quindi. Presidente Hussein, prima il suo dirigente faceva riferimento agli anni in cui il San Salvo era in interregionale, si vuole tornare a quei livelli, visto la classifica di quest'anno? È un grande augurio che noi auspichiamo, insomma. Speriamo che il 2000 ci porta innanzitutto grande fortuna e che ci fa fare almeno un saltino di categoria. Ci crediamo a questo perché abbiamo fatto incontri con quasi tutte le squadre avversarie nostre, mancano una o due che ci devono incontrare. Francamente non sono presuntuoso, però credo che non siamo secondi a nessuno, quindi ce la giochiamo e speriamo che i ragazzi continuino con questa mentalità vincente e andare avanti fino alla fine del campionato. Certo che è molto prematuro parlare oggi di vincere un campionato, insomma il campionato è lungo, abbiamo avuto diversi infortuni, abbiamo avuto diverse problematiche, però nonostante tutti i problemi che ci sono capitati, per nostra fortuna riusciamo a tenere col nostro organico tutte le emergenze che sono capitate. Quali sono i punti di forza di questa squadra? Francamente noi abbiamo, come si sa, insomma, questo obbligo dei fuori quota che ogni squadra ce l'ha. Abbiamo la grande fortuna che abbiamo dei fuori quota che sono molto 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 di spessore un tantino più alto rispetto agli altri fuori quota delle altre squadre. Ho un giovane che ha subito un infortunio giusto con il Val di Sangro, con la partita del Val di Sangro, ha subito una frattura della clavicola che l'abbiamo prelevato dal Chieticalcio, Rocchio Alessio, e che ha fatto le sue prime partite alla grande con noi, insomma. Abbiamo Ioresce Angelo, un altro fuori quota, che è un nostro ragazzo che abbiamo prelevato l'anno scorso da un'altra squadra molisana vicino a noi, un 80 abbastanza valido, formidabile, e fa ogni tanto la differenza. E ci stanno i miei ragazzi del settore giovanile che vengono dal vivaio, c'ho un ragazzo, un 83, Maiale, che la settimana scorsa ha fatto lui il primo gol qui a Lanciano, a Miglianico ha fatto lui il primo gol, cioè queste sono le differenze che noi abbiamo. Certamente abbiamo il giocatore di categoria superiore, tipo il Basquarelli, che è conosciuto ormai dappertutto, abbiamo Filippone che l'abbiamo preso dalla Provasto, abbiamo Della Penna, abbiamo Perfetto, Di Flibis, e abbiamo un organico abbastanza valido. Non voglio dare anteprime, ma ci stiamo muovendo nel mercato anche adesso per rafforzarci un tantino di più dalle categorie superiori. Quindi una squadra che dovrà far paura alle varie Montesilvano e Val di Sangro. Ecco, Falcucci mi stava... No, devo contraccambiare saluti al dirigente Santa Marina, quindi ero dimenticato prima. Falcucci, sì, dica Hussein. Vorrei dare l'augurio a un ragazzo oggi che ha subito un infortunio dell'Adriano Flacco, mi dispiace per quel ragazzo che ha sbattuto la testa contro la testa di un nostro giocatore, ha subito un taglio, insomma, speriamo che non è niente di grave, che supera immediatamente questo infortunio, che non lascia esiti negativi all'Adriano Flacco questo infortunio, perché è stata una partita dura, non ci hanno fatto giocare, insomma. Con Falcucci volevo parlare invece del campionato in generale, che oggi vedeva di fronte le prime due della classe, terminata 1-1 questa attesissima partita, ma anche delle altre gare. Sì, senza dubbio Val di Sangro Montesilvano per noi era il clou della giornata. Per noi ci è andato benissimo, perché non si è allontanata la Val di Sangro, perché vincendo supera ancora di due punti ancora a noi. Quindi per noi è stato meglio così, un pareggio, così siamo messi a un punto dalla seconda. E adesso abbiamo San Buceto fuori casa, poi a Tessa in casa e poi all'anno nuovo praticamente a Caldare l'ultima. Comunque ripeto, è stato un pareggio secondo me già pronosticato. Cioè,
Montesilvano è una squadra più quadrata, però la Val di Sangro è un campo molto difficile perché è una bellissima squadra, la Val di Sangro gioca bene, quindi ha ottimi elementi. Per noi è stato meglio così. Campionato in generale, il Treville mi sta un po' sorprendendo, viene un po' da risultati negativi. Adesso non so, hanno avuto anche dei problemi in settimana, non so se di messo, se è vero, il mister Lamorgia. Sì, infatti a tal proposito c'era una chiamata, ma comunque può finire il discorso. Sì, poi. Il Treville è una bellissima squadra, l'anno scorso ha fatto bei campionati come anche tutti gli anni fa. Adesso quest'anno, non so, è 3-4 partite che ha dei problemi, forse, non so, o da risultato negativo, oppure c'è il problema proprio di altri fattori che non saprei dire. Il Guardia Grele pure è una bellissima squadra, gioca bene, noi infatti siamo andati a Guardia Grele, c'è una sconfitta un po' dura per noi perché abbiamo preso 4 gol, quindi. Parenti si è fatto male anche 2-3 giocatori in quella partita, nel giro di 10 minuti abbiamo fatto 2 sostituzioni, più ci mancava già 2-3 giocatori a noi, purtroppo è andata così. Comunque un bel campionato, è tutto da giocare, ci sono 5 squadre penso che stanno lottando per, oltre al Montesilvano che oramai è partito, non la ferma più nessuno, Val di Sangro, metterei Sanzalo, Guardia Grele e Treville tra le favorite al secondo posto. Bene, a proposito del Treville, un tifoso ci chiamava per augurarsi che 2 o 3 dirigenti della squadra domenica prossima seguano l'esempio dell'ex mister Lamorgia per il bene della società. Stefano, tu che segui questa squadra, puoi dirci qualcosa in più? No, in settimana l'ho seguita proprio per il giornale, c'era questa notizia di dimissione di Lamorgia che effettivamente sono state confermate sia dal diretto interessato che dalla stessa società. Al posto suo è stato scelto, diciamo, si è optato per la soluzione interna, quindi è stato promosso a primo allenatore il vice di nonché preparatore atletico della squadra, Enzo Tortona. Quindi hanno cercato, insomma, ecco, proprio sull'ascolto di quello che si diceva, di cercare poi di non dover perdere tempo perché l'allenatore si faccia conoscere dai giocatori, si è optato per questa soluzione. Quindi poi saranno i risultati a dirlo. Oggi comunque affrontava la testa, che è una squadra che con l'arrivo di Scalingi, non a caso ha già segnato, e di Franceschini, era una squadra già ottima, manchevole solo in attacco, adesso ha colmato queste lacune e non a caso da 3-4 settimane sta facendo degli ottimi risultati. Io, se permetti, anche se adesso mi diranno male dalla regia, volevo spendere un minuto perché mi faccio l'autore di una protesta fatta dal Silvi Calcio. Oggi ha pareggiato, poi lo dirai, ha preso gol al 90°. Adesso, ripeto, io semplicemente mi limito a ripetere ciò che mi è stato detto da ospite anche qualche settimana fa, Felice Mancini, allenatore del Silvi Calcio. Ovviamente io ho seguito il Lanciano, quindi non posso aver visto la partita. Lui mi diceva semplicemente se gli facevo la cortesia di ampliare, quindi attraverso questi schermi, una lamentela che è del Silvi. Loro dicono che oggi hanno giocato, credo, a Manopello, e dice dopo 20 minuti eravamo in 9 contro 11, poi leggeremo penso domani sulle cronache, per l'espulsione di 2 nostri giocatori, tutti e 2 per somma di ammonizioni, il che è abbastanza anomalo, perlomeno. Ha detto in alcuni casi l'ammonizione c'era, però il secondo cartellino, perlomeno il primo, che poi comunque è stato decisivo in occasione della successiva espulsione, era esagerato. Cioè ha detto siamo stati tartassati, nonostante i 9 contro 11 siamo passati in vantaggio, e sinceramente aver fatto una partita di grosso sacrificio e vedersela sfumare al 90° per un rigore inesistente, e ripeto, parole dell'amico Mancini, per un rigore giudicato inesistente anche dagli stessi avversari, dice che Bonelli a fine gara avrebbe ammesso di essersi tuffato, insomma, perché succede, insomma, che nel finale uno cerca di avere il rigore lì dove non può riuscire dal punto di vista tecnico. E quindi, ripeto, prendendo per buono il resoconto di Mancini, c'era, ecco, al di là del discorso, dice facciamo tanti sacrifici e purtroppo per l'inesperienza di un arbitro, perché non voglio pensare che si tratti di malafede, ci troviamo con, invece di festeggiare la vittoria di 3 punti, un'impresa in 9 contro 11 con un punto solo in tasca. Ripeto, partendo dal presupposto che nessuno è in malafede, voleva solo, ecco, che io, ripeto, allargassi alla platea dei telespettatori, eventualmente poi ne parleremo anche sul giornale, queste lamentele, questa amarezza. Bene, dobbiamo andare molto di fretta perché tardi. Sì, era solo... Ho chiuso qua. Per i marcatori del girone B, appunto, iniziamo da questa gara, Manopello Silvi in vantaggio al 40° della ripresa con Leone, il Silvi, pareggio di Bonelli su calcio di rigore al 43°, Miglianico Folgore 3-3, nel primo tempo Pesce sul rigore al 25°, porta in vantaggio il Miglianico, raddoppio di Dorazio al 12° della ripresa, gol della Folgore con Schiavone al 15°, pareggio al 19° con il portiere Barbetta, non sappiamo adesso la dinamica del gol, comunque ha segnato il portiere, al 24° gol di Zingaro e pareggio finale della Folgore con Campana al 38°.
Il Ripateatina batte la spalla al decimo della ripresa con un gol di Ciampoli, il San Salvo segna al 40° con Della Penna, il Treville e la Tessa 1-1, all'ottavo Scalingi porta in vantaggio la Tessa, pareggio sul rigore al 35° della ripresa di De Angelis. E infine il match clou della giornata a Montemarcone con la Val di Sangro che passava in vantaggio al 13° con Perrucci, pareggio al 22° sempre del primo tempo del Montesilvano con Antinucci. E adesso andiamo a vedere cosa è successo nel campionato di prima categoria Girone B. 12esima giornata di andata, Fara San Martino Torino di Sangro 1-1, Fossa Cesia Virtus Cupello 3-6, Orsogna Robur Castiglione 1-2, PGS Vasto Casal Bordino 0-1, Popoli Trigno Celenza rinviata per, a causa di un grave lutto che ha colpito il portiere del Trigno Celenza, San Vito 83 Paglieta 1-1, Scerni Audax Palmoli 2-1 e Tornareccio Altinese 1-0. Vediamo la classifica di questo raggruppamento. Al comando il Torino di Sangro con 22 punti, Orsogna 21, Fossa Cesia e Popoli 20, ma il Popoli ha due gare da recuperare. Casal Bordino 19, Fara San Martino 17, Trigno Celenza una gara in meno con 15 punti insieme al San Vito 83, c'è cioè il Tornareccio che ne ha 18, poi abbiamo Virtus Cupello 16, poi abbiamo ancora PGS Vasto 14, Altinese Paglieta e Robur Castiglione 13, Scerni 10, Audax Palmoli 6 punti, anche la Robur ha una gara in meno. E adesso andiamo a vedere cosa è successo nell'anticipo di ieri tra San Vito e 83 e Paglieta. 1-1 il risultato finale, vediamo in sintesi le azioni principali. Finisce in parità l'anticipo di prima categoria tra San Vito 83 e Paglieta al termine di una gara spigolosa e tutto sommato piuttosto scialba, con i padroni di casa in inferiorità numerica sin dal 28° del primo tempo e costretti a rincorrere l'iniziale svantaggio. I locali per l'occasione in casacca rossa sono i primi a farsi vivi in avanti e nel giro di pochi secondi fanno tremare la retroguardia avversaria in due occasioni. All'ottavo infatti Corvettiero è costretto ad intervenire dapprima su una conclusione di Dinunzio e 30 secondi dopo su una di Fabio Cupido, nulla di fatto in entrambe le circostanze. Al 19° sono ancora gli uomini di Di Camillo a rendersi pericolosi con questo calcio piazzato di Marfisi deviato dalla barriera sventato in tuffo dal portiere ospite. Gli ospiti, che da inizio settimana sono privi del tecnico dimissionario Esposito, si affacciano soltanto al 21° dalle parti di Di Paolo, ma lo fanno in maniera piuttosto decisa con un tiro di Marchetti che va a infrangersi sul palo alla destra dell'estremo difensore sanvitese. Al 23° è ancora Marchetti che irrompe in area scagliando un diagonale in porta neutralizzato fortunosamente da un intervento di petto di Bucco. Al 28° l'episodio che condizionerà la gara dei padroni di casa. Sbaraglia in piena area, sembra ostacolato fallosamente dal difensore biancazzurro Angelucci, ma l'arbitro da buona posizione ravvisa una simulazione dell'attaccante sanvitese e lo ammonisce per simulazione appunto. Sbaraglia, essendo già stato ammonito in precedenza, riceve il conseguente cartellino rosso e abbandona il rettangolo di gioco. Il Paglieta approfitta subito della superiorità numerica e tre minuti dopo va a bersaglio. Morleo riceve palla dalla tre quarti e si invola verso l'area avversaria. Semina almeno quattro avversari e alla fine batte imparabilmente l'esterrefatto Di Paolo. La ripresa si apre con i padroni di casa proiettati in avanti e al quinto gli sforzi vengono premiati. Escaglione a firmare il pareggio, cogliendo di sorpresa la retroguardia paglietana e aggirando anche Corvettiero che aveva tentato una timida uscita. Il Paglieta non sembra scosso dal gol del pareggio e anzi sfiora il gol con un diagonale ravvicinato di Cianci che lambisce il palo alla sinistra di Di Paolo. Ancora il Paglieta in avanti al 15° con questo diagonale intercettato con qualche difficoltà da Di Paolo. Al 29° viene allontanato il tecnico sanvitese Di Camillo per proteste e al 35° Lanci tira in corsa ma Corvettiero sventa in corner. Al 44° si ristabilisce la parità numerica in campo dopo l'espulsione di Mazzoni per gioco falloso. Nel finale, in pieno recupero, il San Vito sciupa una madornale occasione per conquistare l'intera posta in palio. In contropiede, prima Scaglione e poi Lanci si fanno respingere le rispettive conclusioni tra lo sconforto della tifoseria locale.
Dopo le ultime vittorie casalinghe, il San Vito non riesce a proseguire nella serie positiva. Il Paglieta, che in settimana dovrebbe ufficializzare l'ingaggio del nuovo tecnico Similiani, presente a San Vito a Bordocampo, conquista un punto d'oro per dare ossigeno alla propria classifica. Bene, queste erano le immagini salienti di San Vito 83 Paglieta. Adesso i marcatori e poi vedremo le interviste relative a questa gara. De Vitis segna per il Fara San Martino, Gualtieri per il Torino di Sangro, poi tre gol di D'Ortona, di cui uno sul rigore, un gol di Fantini, due gol di Ulacco, poi abbiamo Marzocchetti, Severo e Colaiacovo, per il Virtus Cupello quattro gol di Marzocchetti, per il Fossa Cesia, Fantini, Ulacco e D'Ortona sul rigore, non ha segnato tre gol ma era la sequenza delle segnature che mi avevano annotato sul taccuino. Cupido per l'Orsogna, due gol di Coletti per la Robur Castiglione, Gianluca Marchioli per il Casalbordino, Morleo e Scaglione, li abbiamo visti i gol di San Vito e Paglieta, Celiberti e Grassi per lo Scerni e Marchionne all'89esimo per l'Audax Palmoli, infine Andrea D'Onofrio per il Tornareccio. Domani comunque parleremo di questo girone in maniera molto più ampia nel corso di Calcio e dintorni, ma adesso vediamo ancora le interviste di San Vito Paglieta al DS del San Vito Natalino De Nardis e al presidente del Paglieta Costantino. Siamo al termine di San Vito 83 Paglieta, un pareggio piuttosto sofferto per la squadra di casa che ha giocato gran parte della gara con un uomo in meno. Ne parliamo a commento con il direttore sportivo Natalino De Nardis. Sì, effettivamente alla fine il risultato, diciamo, sostanzialmente giusto, hanno avuto l'occasione loro, l'hanno sciupata e poi alla fine l'abbiamo avuta noi, ma molto probabilmente non meritavamo di vincere. E abbiamo pagato senz'altro il fatto che abbiamo giocato in 10 buona parte della gara e mi dispiace perché penso che per una simulazione non si può buttare fuori un giocatore dopo 20 minuti in una partita tranquillissima. Che così si rischia di rovinare solamente le partite e ti condiziona molto. Un'occasione d'oro capitata nei minuti di recupero dopo l'espulsione nelle fila del Paglieta di Mazzoni. Sì, ripeto, alla fine potevamo anche vincere la partita, però onestamente il risultato 1-1 rispecchia quello che la partita è stata, e secondo me non è stata una bella partita, giocata diciamo male da tutte e due le squadre. Un giudizio infine sul Paglieta, avversario di oggi. Su Paglieta non è la prima partita che vedo del Paglieta, quindi oggi sinceramente è stata, come ho detto, è stata una brutta partita giocata da tutte e due le squadre, a mio avviso. E siamo adesso a parlare di questa gara con il presidente del Paglieta, Nicola Costantino. Una gara piuttosto brutta, dicevamo anche con De Nardis, un pareggio prezioso per la classifica del Paglieta. Sì, certamente, è stato un punto prezioso, anche se forse abbiamo avuto diverse occasioni e gol che purtroppo i nostri attaccanti, come tutte le altre domeniche, non mette dentro le palle. Una settimana piuttosto importante per il Paglieta, c'è stato l'addio di Enrico Esposito, il Paglieta ha già provveduto, ma non ufficialmente, ad ingaggiare il nuovo tecnico, vero? Sì, adesso non ufficialmente, comunque stiamo provvedendo perché la squadra così non si può lasciare senza la guida di un tecnico, perché sennò poi veramente, che visto che noi dobbiamo fare i punti per la salvezza, allora ci dobbiamo affrettare di trovare un tecnico che è all'altezza di questa squadra, diciamo. Ci può fare qualche nome? Ma diciamo che Similiani forse, per adesso, diciamo, non stiamo discutendo in società, vediamo un po'. Per finire, un giudizio sul San Vito visto all'opera oggi. È un'ottima squadra, comunque nemmeno noi diciamo che siamo alla pari, non è che il pareggio è giusto. Giuste le due espulsioni di oggi? Ma io ho visto quello su Mazzone, non è giusto, perché si è visto nettamente che Edoardo non ha preso la palla, non è che è andata, poi non era l'ultimo uomo, non era un fallo di espulsione questo. Per quanto riguarda quello sul giocatore del San Vito? Ma questo l'ha preso per simulazioni, un doppio fallo, forse è anche giusto l'arbitro. Bene, mi dicono che è molto tardi, quindi cercherò di essere il più veloce possibile, fiato permettendo. Prima categoria, girone C, 12esima di andata,
Alanno Torrevecchia 2-2, Arielli Adriano Flacco 1-1, Atletico Colli Bucchianico 1-2, Colle Corvino Montupoli 2-0, River Castilenti 5-1, Vestina Rosciano 1-2, Villanova Faresina 0-0, Vispianella Rabona 2-1. La nuova classifica al comando il Colle Corvino con 31 punti, Alanno 23, Faresina 22, Bucchianico 21, Adriano Flacco e River 20, Arabona 18, Montupoli e Rosciano 16, Vestina e Torrevecchia 15, Castilenti 13, Villanova 9, Atletico Colli e Vispianella 7, Arielli 6 punti. I marcatori Sciannamea e Di Giovanni per l'Alanno, per il Torrevecchia ha segnato il numero 11, due gol, non abbiamo il nome. Altieri per l'Arielli e Di Pentima per l'Adriano Flacco. Per l'Atletico Colli un gol in mischia, non abbiamo il nome del marcatore. Ferrante e Palombari invece per il Bucchianico. Durante al 30° del primo tempo e Morelli al 40° per il Colle Corvino, ma Cicchitti del Montupoli ci segnalava un arbitraggio pessimo con tre espulsioni ingiuste ai danni del Montupoli. Colle Corvino appunto Montupoli 2-0, River che segna con Serano, Di Paolo, Nicolini, Di Fonso e ancora Nicolini, il Castilenti con Rossi, il Vestina con Triozzi, il Rosciano segna con il numero 11 e il numero 14, non possiamo essere per il momento più precisi, il Vispianella con Eleuterio e Straccialini e la Rabona con Tacconelli. E passiamo alla seconda categoria, girone D. Con questi risultati, ne vedete uno clamoroso: Canosa Sannita, Caporosso 3-2, Casa Canditella, Maiella 84 2-1, Castelfrentano, Nino Cerullo 0-1, Crecchio, Fara 90 2-0, Real Francavilla, Teate 86 1-2, Sant'Anna, Brecciarola 1-1, Vacri, Palombaro 12-0 e Villa San Vincenzo, Ferentum 3-0. Vediamo la classifica, sorprendente risultato del Vacri visto che il Palombaro è comunque quarto. Vacri al comando con 29 punti, ma una gara da recuperare. Crecchio 21, Maiella 84 20, Palombaro, Canosa Sannita e Nino Cerullo 18, ma questi ultimi con una gara in meno. Teate 86 e Casa Canditella 17, Castelfrentano e Villa San Vincenzo 15, Sant'Anna 14, Brecciarola 13, Ferentum, Caporosso e Real Francavilla 11, chiude il Fara 90 con 7 punti. Intanto c'era un tifoso del Palombaro, in seguito al 12-0, fa delle grosse critiche al tecnico e al direttore sportivo e poi ringrazia il presidente comunque per l'impegno. I marcatori di questo girone: Di Palma, Leonelli e Perantuono per il Canosa, due gol di Adorante per il Caporosso, ci mancano i gol di Casa Canditella, Maiella 84 e quello del Nino Cerullo, in questo caso sappiamo che è stato realizzato dal numero 9 il gol partita. Monaco e D'Attanasio segnano per il Crecchio, Mastrobuoni per il Real Francavilla, Zarbo e Marcuccitti per il Teate 86, e poi Sene per il Sant'Anna e Miccoli per il Brecciarola, poi tre gol di Paciocco, due di Basilico, uno ciascuno per Di Marco, Maione, Giosia, Villani, Baldassarre, Zaramelli e Carmenini per il rugbistico, risultato del Vacri sul Palombaro, e infine Di Martino, Colacillo e Di Prinzio per il Villa San Vincenzo che batte il Ferentum. Seconda categoria, girone F. Bomba, Villa Santa Maria 3-4, Carpineto Sinello, Marina Calcio 2-0, Civita Luparella, Fossa Cesia 90 3-1, Guastameroli, Poggio Fiorito 3-0, Mario Turdò, Torre Bruna 2-1, San Salvo Marina Perano 0-1, San Giovanese Valsinello Gissi 0-3, Treglio Palena 8-1, un altro risultato numericamente piuttosto alto. La classifica: Valsinello Gissi che conduce la graduatoria con 34 punti, Mario Turdò 30, Perano 28, Torre Bruna 26, Villa Santa Maria che sarà nostra ospite domani 20 punti, Carpineto Sinello 17, Bomba e Treglio 16, Marina Calcio 15, San Salvo Marina 14, Poggio Fiorito 11, Civita Luparella 10, San Giovanese 8, Palena e Guastameroli 7, Fossa Cesia 96 punti. Vediamo i marcatori: per il Bomba 3 gol di Di Martino, per il Villa Santa Maria gol di Claudio Finamore, Varrati, Liberatore e Stella, Catalano e Perrucci per il Carpineto Sinello, Mario Di Gironimo, Ferrante e Donato Ciarico per il Civita Luparella, Antonio Colangeli per il Fossa Cesia 90, Marco Vaini e due gol di Zulli per il Guastameroli, Germano Turdò e Marco Vecchio per il Mario Turdò, Chioldin sul rigore per il Torre Bruna.
Bucci per il Perano, Pomponio, Costantini e Zoccaro per la capolista Valsinello Gissi. Il migliore in campo, ci segnalano in questa gara, è stato proprio Costantini, ma anche il gol del Palena. Abbiamo gli 8 gol del Treglio segnati da Pece 3 volte, 2 gol di Massimini, Leonardo, poi un gol ciascuno per Marco Cericola, Veri, Tommaso e Carlo Bozzelli. Intanto ci chiamano per segnalarci il marcatore del Torrevecchia che mancava, che ci mancava prima, è stato segnato, i due gol praticamente sono stati segnati dal numero 11 che è la Monaca. E adesso andiamo a vedere infine i risultati del campionato di terza categoria Girone A, Chietino, nona giornata, Ari Blob Casa Canditella 5-3, Badia 84, Casa L'Incontrada 4-1, Borgo Sauro Tollo Vallevò 3-2, Lama De Peligni Vacri 5-0, Rocca San Giovanni Torricella Peligna 0-1, Sant'Eusanio del Sangaro Rapino 0-2, Taranta Peligna Ursogna 2-2, riposava il Rocca Scalegna. Questa la classifica, al comando Lari e il Lama De Peligni con 19 punti, Borgo Sauro Tollo e Rapino 17, Vallevò e Rocca Scalegna 14, Taranta Peligna 13, Ursogna 11, Sant'Eusanio 10, Badia 8, Rocca San Giovanni e Blob Casa Canditella 7, Vacri e Torricella Peligna 6, Casa L'Incontrada 1, una gara in meno per Rocca Scalegna e Blob Casa Canditella. E passiamo al girone B di terza categoria Chietina, Dogliola Fraine 0-2, Guilmi Pollutri 95 1-0, Montazzoli Castelguardia 3-5, Palmoli 94 Fresa Grandinaria 1-1, Pizzo Ferrato Amatori Atessa 4-0, Rocca 2000 Estonia 90 1-2 e Virtus Tufillo Real San Salvo 2-2. Vediamo adesso la classifica aggiornata di questo girone, al comando Pizzo Ferrato e Castelguardia con 22 punti, Virtus Tufillo 19, Real San Salvo 18, Istonia 90 17, Guilmi 16, Fraine 13, Fresa Grandinaria 11, Amatoria Tessa e Palmoli 9, Pollutri 6, Rocca 2004, Dogliola e Montazzoli 2. Montazzoli, Amatoria Tessa, Guilmi e Pizzo Ferrato devono recuperare una gara. E chiudiamo con la pallavolo, la Ceteas BLS con la Vita Lanciano batte per 3-0 l'Accademia Benevento in trasferta con i seguenti parziali 12-25, 16-25 e 21-25, quindi risultato piuttosto netto per le frentane. Adesso siamo arrivati ai saluti finali dei nostri ospiti, iniziamo dal dirigente accompagnatore del San Salvo, Antonio Falcucci. Grazie a tutti, buonasera e grazie dell'ospitalità che ci avete dato. Bene, grazie a Falcucci. Il presidente del San Salvo, Jaber Hussein. Un replico il ringraziamento alla vostra teletrasmettente e saluto tutto il pubblico sansalvese e tutte le società che operano a San Salvo. Migliori auguri per le prossime festività. E bene, forza San Salvo. Grazie al presidente Hussein e passiamo a Stefano De Cristofaro. Mi associo agli auguri dei presenti e finisco lì perché sennò mi ammazzano, quindi arrivederci a tutti. Bene, io prima di salutarvi volevo ricordarvi che domani, come d'altronde accade da un po' di tempo, alle 13 ci sarà la replica di questa trasmissione per chi volesse magari rivederla. Venerdì ci sarà Anteprima Sport, domenica e gol. Ricordiamo, in settimana, mercoledì si giocherà il campionato di eccellenza e Lanciano giocherà in Coppa Italia con la Lodigiani. Per il momento è tutto, buona serata.